Ciao a tutti, sono Elisa e benvenuti in questo nuovo video. Durante questa quarantena non ho letto assolutamente nulla, vi dico sinceramente la verità. Ho recuperato alcune serie che poi vedrete più avanti, quindi ne approfitto appunto per recuperare dei titoli showcase di cui non vi ho parlato singolarmente, ma che di uno ne ho parlato proprio all'inizio della collana, quando vi ho presentato la collana. In questo video, ma che vi ripropongo sempre, ma lì ho presentato proprio tutta la collana e i primi volumi che ho acquistato. E poi l'altro non l'ho presentato su YouTube, ma l'ho fatto vedere su Instagram. Sono due titoli che comunque sono passati molto in sordina e mi dispiace tanto perché l'artista in questione è veramente grandiosa. Sto parlando di Natsume Ono, che è una donna appunto che ha iniziato a fare manga di mestiere, appunto fare la mangaka di mestiere all'età molto avanzata, mi pare sui 26 anni. Ha deciso appunto, dopo aver vissuto per un po' di tempo a Bologna, di creare un webcomic. Il webcomic in questione, ve lo faccio vedere, che poi è arrivato grazie a J-Pop da noi nel 2006, si chiama La Quinta Camera. Era stato presentato come un webcomic e poi adattato appunto, visto da una casa editrice e poi pubblicato in un volume unico. Appunto qua è la primissima opera che vedremo noi italiani di Natsume Ono, soprattutto perché ha anche ambientato in Italia e parla appunto di quattro amici che vivono nello stesso appartamento. La particolarità di questo, non mi dilungo tanto, ma la particolarità di questo fumetto, a parte il fatto che i disegni della Ono erano proprio acerbi all'inizio, è che è tutto in color seppia, cioè non abbiamo un bianco e nero, ma sono tutti color seppia, e il tratto della Ono è veramente caricaturiale, liscio, pulito, senza nessuna sfumatura, ma era solo all'inizio, perché secondo me la Ono poi andando avanti migliorerà. Oltre a questo, la Ono ha disegnato tantissimo altro, tra cui H, che è diventato anche un anime che, se non so se è ancora più disponibile, ma su Vivid, piattaforma gratuita che mi sembra possiate trovare su YouTube, lì troverete gli episodi, almeno se ancora sono disponibili. Ma io in questo caso vi parlerò di due titoli che sono usciti per la collana Showcase e pensavo dovesse uscire anche Not Simple, sempre in questa collana, ma poi non se ne è saputo più nulla, quindi non so. E sto parlando appunto dell'Uomo in Fuga e Ristorante Paradiso. Sono due titoli che veramente sono passati in sordina, nel senso che non hanno avuto un gran successo, come per esempio, che ne so, Designer o Helter Skelter, o che non mi viene in mente altro, però tutto il resto della collana. Sono due titoli, comunque Natsume Ono è un artista che passa molto in sordina. È un peccato secondo me, perché ha molto potenziale e crea delle storie veramente grandiose. Delle due storie che vi faccio vedere, quella che mi è piaciuta di più è L'Uomo in Fuga, ma poi ve ne parlerò. Sono due titoli che costano tutte e due allo stesso modo, 15,90 l'uno. Di Ristorante Paradiso parleremo in primis, perché di questo mi sembra che ci siano altri tre volumi legati alla storia di Ristorante Paradiso, però non mi ricordo se siano dei sequel o dei prequel. Comunque, anche in questo caso, Natsume Ono ha deciso di ambientarlo in Italia. Perché le sue ambientazioni sono pressoché più italiane? Perché ha vissuto appunto in Italia ed è sempre stata affascinata dall'Italia fin da bambina, dal cibo, dal luogo, però quando è venuta in Italia per studiare è rimasta solamente a Bologna, non ha mai girato in altre città, purtroppo. E non ha mai preso spunto da qualche ristorante perché, essendo una studentessa, non si poteva permettere di andare in determinati ristoranti. Questo ristorante si chiama La Casetta dell'Orso e qua è incentrato praticamente tutte le dinamiche familiari. La protagonista Nicoletta, già abbandonata in fasce dalla madre, decide comunque di andarla a trovare. La va a trovare e scopre che Olga, sua madre, si è risposata a un altro compagno. Questo compagno non era assolutamente a conoscenza di Nicoletta, che però decide appunto di lavorare all'interno di questo ristorante perché è affascinata da un dipendente.
Questo ristorante ha come una caratteristica particolare: tutti i dipendenti di una certa età con degli occhiali. E Nicoletta si innamora di uno di questi, Claudio. La capacità indiscussa dell'autrice di affrontare dei temi familiari, delle tematiche familiari così delicate, quindi il rapporto tra madre e figlia, il rapporto tra marito e moglie, il divorzio, eccetera. In modo molto naturale e assolutamente delicato, il che può sembrare noioso da un lato, ma molto veritiero dall'altro. È un approccio molto diverso rispetto ad altri autori o a altre autrici, un approccio molto delicato e intimo. L'ho apprezzato tanto perché a me piacciono i slice of life, tanto ormai lo sapete. E quindi questo volume mi ha colpita particolarmente per questo motivo, per la sua delicatezza e per la capacità attraverso il suo modo di disegnare di esprimere determinati sentimenti. In questo caso, Natsume Ono, poi la vedremo, se avete letto La Quinta Camera, vedremo un salto di qualità spaventoso in questo caso, come potete notare, ma la caratteristica principale sono appunto i volti molto personali e decisamente unici, lo potete notare se riesco. È un volume unico davvero carino. Se vi piacciono i slice of life, sicuramente gli darei un'opportunità, oltre perché è ambientato in Italia, ma questo è una cosa in più che potrebbe essere in più o in meno, ma il fatto che rende anche credibili come italiani i personaggi, che non è da tutti i giapponesi renderli credibili, perché in realtà, come vedremo poi in arte o in altri manga, adesso non mi vengono in mente, che sono ambientati in Italia, difficilmente i protagonisti sono italiani, ma come comportamento ci sono delle caratteristiche comunque tipicamente giapponesi, perché è impossibile che possano fare dei manga totalmente basati sul comportamento italiano. Per i giapponesi sarebbe un po' difficile. Mentre qua c'è una buona percentuale di italianità, diciamo, che non si vede tantissimo in giro. È un volume unico, ben strutturato, non pretenzioso. È stato anche fatto un anime. Io gli darei un'opportunità. Poi alcuni hanno detto che Natsume Ono all'interno, cioè in questo formato, non rende, ma secondo me non snatura assolutamente le sue potenzialità in questo formato, anzi le amplifica perché si vedono meglio i personaggi, e io l'ho trovato veramente fatto bene questo volume. Passando al volume che mi ha colpito tanto e che è stato impostato sotto forma di fiaba per arrivare ad un punto focale, L'uomo in fuga è appunto impostato a mo' di fiaba, perché si dice che i bambini non debbono andare nel bosco perché c'è un orso. Di notte si trasforma in essere umano, quindi una creatura magica, e i bambini ne devono stare alla larga. In realtà poi scopriremo, grazie all'avvenuta di una ragazza, che all'interno del bosco vive un ragazzo che è fuggito dalla sua quotidianità e che si rifugia all'interno del bosco per un motivo. Quindi la storia, che all'inizio può essere sembrata una fiaba, una leggenda, si trasforma completamente parlandoci di un problema molto grave della società, quello di far fronte alle responsabilità in primis, ma la pressione psicologica che la società ti crea. Il protagonista, diciamo, di questa storia esplode perché ha troppe pressioni, perché la società lo opprime tantissimo, ma non solo la società, ma anche suo padre. È una fiaba all'inizio che pian piano si trasforma in qualcosa di più, in qualcosa che riguarda tutti noi. Ed è particolarissimo, io l'ho trovato davvero particolare, sia nei momenti di silenzio, che sono tanti, ed è la caratteristica principale di Natsume Ono. Quando arriva alle varie rivelazioni o comunque alla scena clou, comincia ad avere un cambio totale, sia riguardo i comportamenti dei personaggi, sia riguardo i dialoghi. C'è uno stop totale, nel senso che, almeno quello che ho notato io, che rende tutto
tramite le immagini, senza mettere alcun dialogo. Le immagini ti dicono tutto, dicono come andrà a finire la storia, dicono come si svilupperà il continuo, eccetera. E succede anche in questo caso, soprattutto nel finale, dove vedremo appunto il nostro protagonista a decidere della sua vita. Prima o poi dovrà a decidere della sua vita e a prendere quelle decisioni che ha voluto non prendere fino ad ora. Quindi è una fiaba che ha come caratteristica principale quello di far riflettere il lettore. Perché se voi lo vedete così, pensate, io quando ho letto il retro, che è un mo' di filastrocca, diciamo, ho pensato che fosse una fiaba. All'inizio anch'io pensavo così, poi quando mi ci sono tuffata nella lettura mi ha travolta completamente. Ho trovato una lettura delicata che tratta di temi attualissimi, ma che non lo fa in modo banale, anzi lo trasforma tutto in modo veramente delicato, pulito, che io non lo avrei mai detto che si trasformasse in un fumetto del genere. Io ve lo consiglio perché parte come una fiaba tranquillissima, che io pensavo una fiaba che poi veniva sviluppata all'interno di un contesto fantastico, in realtà invece molto concreto. Quindi se vi piacciono le storie concrete che parlano della società, delle responsabilità e di dinamiche ancora una volta familiari, anche in questo caso sicuramente L'uomo in fuga fa per voi, ma tutte e due io ve li consiglio caldamente perché hanno tutte e due caratteristiche simili ma diverse, impostate in modo molto diverso. Se mentre in Ristorante Paradiso vedrete delle dinamiche familiari più concrete, più precise, contestualizzate in un luogo e in un contesto sociale preciso, L'uomo in fuga vi travolgerà perché è un contesto, non si sa dove sono finiti, non si sa che anno è, che giorno è, che mese è, e non ha bisogno di essere collocato in un tempo, in un luogo. In questo caso vale moltissimo la storia stessa. La storia stessa e tutto ciò e tutti i significati che ci sono al suo interno. Ho colpito tantissimo questa tavola che adesso per voi non significherà niente, ma in questa tavola dell'uomo in fuga raggiunge il climax finale in modo davvero delicato, davvero poetico, e veramente a me ha suscitato tantissime emozioni, soprattutto il rapporto con l'orso, che può essere banale, ma a me ha suscitato davvero tante emozioni. E ogni volta che lo rileggo, perché l'ho letto un paio di volte almeno, L'uomo in fuga, mi suscita sempre la stessa emozione e sempre le stesse riflessioni. È un volume che parte piano, ma che poi alla fine vi lascerà tantissimo. È un artista molto capace, graficamente parlando, che è cresciuta tantissimo, e che porta degli argomenti e delle riflessioni molto importanti. Voi potrete dire che ci sono tantissime artiste che portano le stesse riflessioni. Io vi posso anche dare ragione, ma lei le porta in modo particolare, in modo totalmente personale e con i suoi tempi, con la sua delicatezza e con un stile di disegno assolutamente contemporaneo, almeno per quanto mi riguarda, molto bello da vedere, molto particolare e unico. E sono le caratteristiche che cerco in un artista in generale. Cioè, oltre alla storia, mi piace che sia riconoscibile. Ci sono molti artisti, vi parlo, che ne so, di Blue Flag, che ha una storia bellissima, non ve lo dico, non è che ve lo devo dire io. Ha un approccio grafico molto lineare e quindi molto adatto, sarebbe molto adatto, non so se c'è, io non mi sono informato, a un anime, si presta bene anche graficamente, mentre secondo me i manga hanno qualcosa in più rispetto agli anime, che è la personalità dell'autore. Quando vedo un anime di un artista che mi piace, vedi Chikaomino, perde, c'è qualcosa che perde, c'è qualcosa che manca,
cioè la personalità dell'autore o dell'autrice. In questo caso Natsume Ono nei manga è totalmente personale, il suo approccio, ma anche il suo stile grafico è personalissimo e riconoscibilissimo rispetto a tantissime altre. Io vi consiglio di dare un'opportunità a Natsume Ono con qualsiasi tipo di manga, di anime, dategli un'opportunità, secondo me ne vale la pena. Poi, tra le due, se vi piacciono i slice of life classici, Ristorante Paradiso fa per voi con delle dinamiche familiari, come vi ho già detto, mentre a mio avviso il più particolare è L'uomo in fuga, che veramente mi ha lasciata senza parole. Questo è tutto ciò che penso di L'uomo in fuga, Ristorante Paradiso e di Natsume Ono in generale. Spero di non aver parlato a vanvera, mi sono anche dilungata un po' troppo. Fatemi sapere qui sotto se avete già letto questi due volumi e cosa ne pensate. Sempre nell'info box troverete tutti i miei link ai social e i link ad Amazon per acquistare i volumi. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!